applauso a tutti voi che, nonostante la fatica di una settimana, nel sabato pomeriggio trovate ancora la voglia e il piacere di ritrovarci tutti quanti insieme. E devo dire che è molto bello vedere la sala di questo super cinema piena del vostro affetto, del vostro calore, soprattutto in questo periodo, un periodo che, come ricordava Fara, come ricordava Lorenzo, è un periodo che inviterebbe quasi tutti a non andare a votare, che è un momento di grande difficoltà, è un momento di grande dolore, si viene da prendere anche le distanze da quello che è stata la politica negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi. Vediamo che la nostra cronaca dei giornali, da Milano col PDL al Lazio con l'Italia dei Valori, alla regione Sicilia dove ci sono un po' tutte le forze politiche, vediamo che è un continuo degrado della politica, un continuo degrado della rappresentanza, e capiamo che veramente è forte il disgusto, e a volte questo disgusto può trasformarsi in distanza, in voglia di non andare a votare, in voglia di non prendere parte. Però è anche vero quello che diceva Fara: se le persone per bene, le persone che attribuiscono un valore al bene comune, un valore alla società, sono quelle che poi alla fine dei conti si tengono lontani, chi certo ha delle clientele, chi ha fatto delle promesse, sicuramente è più avvantaggiato. E allora noi partiamo dal presupposto che comunque sia, giorno 29 saranno eletti in assemblea regionale 90 parlamentari, e se noi non prenderemo parte a questa decisione, certamente avranno più facilità a riproporsi coloro che hanno distrutto la nostra Sicilia. E soprattutto noi partiamo da un'altra convinzione: il fatto che la politica si occupa di noi, si occupa della nostra vita, scandisce le nostre vite con regole, regolamenti, leggi, e noi non dobbiamo subire la politica, noi dobbiamo fare la politica affinché ci si avvicini a quelle che sono le istanze dei cittadini. E questo è il motivo che ci porta ad essere ancora una volta in campagna elettorale, ad essere in campo e cercare di interpretare la voglia di cambiamento che c'è all'interno dei cittadini siciliani, perché anche noi viviamo con preoccupazione il fatto che su 90 parlamentari uscenti, 78 si stanno ricandidando come se non c'entrassero nulla con lo sfascio che c'è stato qui in Sicilia, come se non c'entrassero nulla con il 93% di fondi comunitari che ritornano indietro, e stiamo parlando di miliardi di euro, come se non c'entrassero nulla con lo sfascio della sanità, per cui diventa impossibile ormai fare persino un'ecografia in tempi normali, e vige ancora la politica di farla presso centri privati o di trovare un amico che ti possa fare superare le code, come se non c'entrassero nulla con lo sfascio della formazione professionale che, per fare una guerra interna fra i partiti e fra gli enti di formazione, si è scaricato il costo sui lavoratori che da 18 mesi non prendono gli stipendi. Ebbene, rivedere che dopo anni di malgoverno, dopo un'assemblea regionale che si conclude non per scadenza naturale, ma si conclude con lo scioglimento perché siamo stati macchiati ancora un'altra volta da fatti connessi alle infiltrazioni mafiose all'interno delle nostre istituzioni, riteniamo che bisogna dare una risposta che sia una risposta di rinnovamento. Capiamo che è difficile, capiamo che le persone ormai hanno dei problemi reali, e soprattutto noi ci stiamo prefiggendo come primo obiettivo quello di ridare dignità alla politica, a partire dalla prima battaglia che ci siamo intestati, che è quella di abbattere da subito, e sarà il primo disegno di legge che presenteremo qualora riusciremo a varcare le soglie dell'assemblea regionale, che sarà quello dell'abbattimento delle indennità dei parlamentari regionali, perché riteniamo che non sia più possibile accettare che ci sia in questa terra chi guadagna 15.000 euro al mese, quando 15.000 euro sono una cifra che ormai i giovani siciliani vedono in 2 anni, per chi ha la fortuna di riuscire a lavorare in qualche istituzione precaria. Allora noi riteniamo che chi chiede sacrifici ai siciliani deve essere in grado di dare l'esempio in prima persona per essere credibile. Io racconto sempre della mia famiglia, qui c'è qualche componente della mia famiglia, e noi spesso diciamo che veniamo da una famiglia normale, da una famiglia di lavoratori, di persone che hanno sempre faticato, che hanno portato avanti, nonostante le difficoltà, i propri impegni. Ebbene, dai racconti
infatti qualcuno mi dice sempre che abbiamo avuto negli anni 90 anche dei momenti un po' difficili. Ebbene, io di questi momenti non ne ricordo neanche uno, perché in ogni famiglia che si rispetti a stringere la cinghia sono sempre i genitori e mai i figli. Allora noi vogliamo che i politici inizino a stringere la cinghia e a dare l'esempio prima di chiedere sacrifici ai siciliani continuamente con misure e con interventi che parlano di riduzione di costi, di sacrifici, quando poi vediamo che la spesa, i soldi si trovano sempre quando si parla degli sperperi. Ma per fare cosa? Che è la cosa più importante, per fare cosa in questa nostra terra di Sicilia? Per trovare opportunità per le giovani generazioni che vivono in questo territorio. Noi vogliamo dire con gran forza che il futuro della Sicilia è il futuro dei giovani, e se noi non creiamo le condizioni in questa terra per trattenere qui coloro che si sono formati, coloro che hanno studiato, coloro per cui le famiglie hanno fatto tanti sacrifici, i più volenterosi che hanno voglia di lavorare, che hanno voglia di fare, in questa Sicilia sarà difficile poter parlare di cambiamento. Perché coloro che hanno i codici del cambiamento andranno via, e qui resterà sempre meno spazio per poter applicare quell'enorme competenza che si è accumulata negli anni. E allora un futuro che deve essere anche un futuro produttivo, un futuro che deve parlare la lingua della produttività, la lingua dell'autoimpiego. Siamo stanchi di assistere a continue campagne elettorali con politici che promettono sempre alla vigilia delle tornate elettorali posti di lavoro all'interno di enti collegati alle istituzioni regionali e di posti di lavoro all'interno di supermercati per 3 mesi o all'interno di call center, per poi rimandarti a casa dopo 3 mesi, averti rubato il voto, averti rubato il diritto a dire come veramente ti esprimavi in maniera libera, e quindi a rubarti il futuro. Dobbiamo parlare una nuova lingua, dobbiamo parlare un nuovo linguaggio, dobbiamo parlare dell'opportunità che arriva dai finanziamenti europei, dall'opportunità di creare impiego, non perché sei vicino a qualche politico, ma semplicemente perché delle capacità, perché delle competenze, e perché all'interno di questo territorio ti vengono offerte delle opportunità. Una fra tutte, e lo diciamo continuamente, è il patto dei sindaci, quel patto che ogni comune potrebbe siglare con la comunità europea per avere l'installazione dei pannelli solari a partire da tutti gli edifici della pubblica amministrazione, su tutte le scuole, su tutte le strutture pubbliche. La comunità europea, se tu presenti i progetti, ti paga i pannelli solari, tu risparmi da subito la bolletta energetica. Abbiamo fatto un conto l'altro giorno a Radio Schiticchio guardando i bilanci comunali, parliamo di cifre per il comune di Bagheria che sono centinaia di migliaia di euro di bolletta energetica annua che si potrebbero risparmiare, cifre che potrebbero andare sicuramente nei servizi sociali, potrebbero andare in servizi alla collettività, e sono cifre che ti consentono anche di poter guadagnare per i prossimi 20 anni dagli incentivi statali che ti vengono erogati dal conto energia, e di poter creare opportunità di lavoro per elettricisti, per installatori, per manutentori, rispettare l'ambiente, risparmiare la bolletta energetica, guadagnare dagli incentivi statali e creare opportunità di lavoro vero. E questi sono obiettivi realizzabili a partire dall'utilizzo dei finanziamenti europei, i fondi per le infrastrutture, quelle infrastrutture che in Sicilia non ci sono mai state, quelle infrastrutture che non possono assolutamente continuare ad essere delle chimere che vengono paventate sulle nostre teste. E su questo stiamo dicendo tanto in questi giorni, che ci impegneremo ad utilizzare le somme che erano destinate alla costruzione del ponte sullo stretto per quelli che sono invece le infrastrutture vere che servono alla Sicilia. Ma chi gliene frega di avere un risparmio di 5 minuti di traffico fra Messina e Reggio Calabria, quando in realtà ormai la sfida dell'intera Sicilia è quella di piazzarsi all'interno dei mercati nazionali e dei mercati internazionali? Ricordiamo sempre come gli agricoltori israeliani fregano gli agricoltori siciliani sulle piazze italiane, sulle piazze nazionali, perché ormai l'agrofrutta viaggia non soltanto via mare, ma viaggia anche con gli aerei. Allora pensare a delle formule moderne di collegamento come l'aeroporto di Birgi, come l'aeroporto di Comiso, rilanciare la portualità dell'isola. Allora abbiamo avuto noi invece negli anni, dagli anni 60 ad oggi, una società che era la Messina Ponte sullo Stretto SPA, che è servito soltanto per mandare nei 40 anni di esercizio
servizio di questa società in pensione, centinaia di funzionari e dirigenti messi lì dalla politica rubando i soldi dei siciliani senza creare infrastrutture e senza riuscire ad avere nemmeno un progetto esecutivo di realizzazione di un'opera che non solo deturpa il paesaggio ma che non è utile alla sfida economica della Sicilia. Allora utilizzare questi miliardi di euro che sono a disposizione dei siciliani per realizzare ciò che serve davvero, le nostre strade statali che sono abbandonate, il raddoppio ferroviario di una rete ferroviaria che è inesistente e anche un collegamento fra i comuni dell'Interland siciliano che non esiste, quanti treni al giorno da Palermo vengono soppressi per bagheria, quante volte i nostri studenti e i nostri lavoratori restano appesi per ore a quei terminali della stazione perché non funziona. Allora il raddoppio del binario ferroviario, l'elettrificazione dei 700 chilometri di ferrovia siciliana che ancora non c'è, per 700 chilometri la nostra ferrovia non soltanto è a binario unico ma non è nemmeno elettrificato, per cui le nostre vetture viaggiano ancora con il gasolio. Allora poter utilizzare le somme per creare quegli strumenti di sviluppo dell'isola ma poter creare anche quelle opportunità di sviluppo, di lavoro vero, di apertura di cantieri, di manutentori, anche qui di installatori, di operai, di elettricisti, di carpentieri che iniziano a lavorare in quelle che sono le opere utili per la nostra Sicilia e a far girare finalmente il denaro per poter acquistare all'interno della rete dei nostri piccoli e medi artigiani, piccoli e medi commercianti, e mi riferisco a queste categorie perché noi dobbiamo dare valore, dobbiamo rispettare i piccoli e medi che in questi anni stanno subendo veramente mortificazioni a partire dalla grande distribuzione e dei grandi interessi e che devono tornare ad essere la fonte della nostra preoccupazione, perché se le nostre città ancora hanno una coesione sociale, se le nostre città sono sicure, se le nostre città sono vive, se ancora nella nostra città si produce un minimo di strumento per andare avanti, e grazie a tutti quei piccoli e medi produttori che ancora e imprenditori che scommettono sul nostro territorio e che spesso sono troppo mortificati da una politica che guarda soltanto ai grandi, che non crea le condizioni. Ma perché dare degli incentivi e dare delle strade privilegiate a tutte le grandi catene, a tutti gli iper centri commerciali, quando ci sono centinaia di persone che meritano rispetto e dignità, la quale la politica non guarda con attenzione? Allora anche qui, con chi stare, con chi allearsi, a chi dare la propria attenzione, vediamo che si aprono autostrade anche burocratiche nei confronti dei grandi interessi e che non si tutelano mai i tanti piccoli interessi che poi fanno gli interessi della collettività e del bene comune. E potremmo continuare qui a raccontarci tante cose da fare, tante cose possibili, quei fondi europei che sono utilizzabili, e questa è la motivazione anche per la quale sostengo con grande convinzione il nostro candidato presidente Rosario Crocetta. Io ho conosciuto Rosario Crocetta, ed è corretto che vi racconti questo aneddoto, quando da capogruppo dell'opposizione in consiglio comunale cercammo di attivare i finanziamenti europei per la ristrutturazione degli impianti elettrici delle nostre scuole. Aleggiava questa voce sulla disponibilità della comunità europea di mettere a disposizione degli enti locali queste somme. Chiaramente il nostro comune non ne sapeva l'esistenza, non c'era un ufficio Europa adatto alla progettazione, ma i direttori didattici delle scuole erano informati e presentavano questi bandi. Allora abbiamo chiesto al gruppo parlamentare dei socialisti e democratici europeo di poter parlare con un parlamentare di riferimento, ci diedero subito il numero di Rosario Crocetta, che ci ha guidato nella presentazione dei bandi, nella presentazione della programmazione con molta spontaneità, muovendosi fra gli avvisi, le misure, e riuscendo a portare a Palermo circa 14 milioni di euro per la ristrutturazione degli impianti elettrici, somme di cui Palermo non disponeva, e quindi scuole che sarebbero state abbandonate alla fatiscenza qualora noi non avessimo presentato questi bandi. E questi sono degli esempi spiccioli di ciò che può fare l'intervento di chi conosce la programmazione e soprattutto che cosa si può fare con i fondi comunitari, e quanto può fare la differenza di chi conosce le procedure, di chi conosce i meccanismi e di chi può avviare un grande virtuosismo. In Sicilia, per dare una cifra, si dice che c'è un deficit di 4 miliardi
miliardi di euro. E qua mi rivolgo a Franco Piro, che è qui presente, che è stato il miglior assessore al bilancio che la Regione Sicilia abbia mai avuto. Franco, consentimi di dirlo e anche di dedicarti un applauso, perché è bello vedere che ci sono persone che hanno vissuto momenti alti, momenti importanti della politica, che continuano a metterci il cuore, la passione, la faccia. E allora, quei 4 milioni, 4 miliardi di deficit della Sicilia, bene, sapete quante sono le somme fra finanziamenti europei, autorizzazioni non date che la Sicilia non ha utilizzato nel corso degli ultimi anni? 14 miliardi di euro. Allora, davvero c'è un deficit di bilancio, o stiamo parlando di una classe politica che non ha saputo amministrare e che ha mandato alla deriva la nostra Sicilia? Molto spesso si parla continuamente di crisi, di crisi, di crisi. La crisi non è qualcosa di astratto che sta sopra di noi, spesso c'è un problema di gestione, di incapacità politica, di malafede nella gestione della pubblica amministrazione, e noi dobbiamo tornare a dare un nome alle cose. Allora, la possibilità di poter cambiare rotta, di poter cambiare tendenza, a partire da amministratori che ci metteranno cuore ma anche competenze, che saranno dedicati al bene comune. E non abbiamo troppo tempo, abbiamo un tempo limitato, ed è da qui al 2015. La Sicilia sarà ancora destinataria degli interventi per le aree sottosviluppate soltanto fino al 2015, per cui se noi non utilizzeremo in tempo questa grande boccata d'ossigeno che arriva dall'Europa, sarà difficile riuscire ad immaginare una ripresa per l'isola. Per cui questo appuntamento elettorale è un appuntamento importante, un appuntamento sulla quale si giocano tante partite, sulla quale si gioca veramente il colpo di reni che la Sicilia può dare, con l'opportunità di avere una classe dirigente rinnovata, ma di avere anche un presidente della regione che non conosca soltanto la programmazione europea, ma che ha avuto in più anche la capacità di amministrare un comune difficile come il comune di Gela per tanti anni, conoscendo le difficoltà degli enti locali e quindi capendo quali sono poi le vere necessità e come si coniugano le esigenze alte a quelle che sono le esigenze poi dei territori, quelli che sono i problemi reali e i problemi concreti. E questo è il motivo per il quale il nostro voto diventa importante, per cui diventa importante la partecipazione, diventa importante scegliere e scegliere con attenzione. E anche qui sul voto di protesta, la protesta è importante, ma la protesta è un momento, bisogna anche poter protestare con progettualità, come diceva giustamente Lorenzo nel suo intervento, perché è importante mandare un messaggio di rottura e di discontinuità col passato, ma è importante costruire. Quando tutto sta bruciando non bisogna semplicemente mettere altra legna sul fuoco, bisogna anche iniziare a spegnere un po' di incendi, perché poi la Sicilia è la nostra terra e quindi dobbiamo anche premiare chi ha una visione, che sia progettore delle cose, e chi vuole lavorare non soltanto a smantellare. Il fenomeno del grillismo, fenomeno che nei contenuti condividiamo, ma erano contenuti che già erano nostri ancora prima che il Movimento 5 Stelle prendesse forma, e noi parlavamo di trasparenza nella pubblica amministrazione, di riduzione degli stipendi dei parlamentari tanto tempo fa, di anagrafe pubblica degli eletti. Gli argomenti sono sicuramente validi e sono meritevoli, ma perché dobbiamo buttare voci e affidarci semplicemente a un voto di protesta, consentendo poi di far fare il quorum a una lista che raggiunge il massimo nella protesta, ma che poi ha il minimo dei consensi dei parlamentari, perché sono storie assemblate senza un'unica direzione politica, che rischiano di fare più danno a quello che è lo sviluppo del territorio? Guardate, se facessimo in queste giornate un giro per Parma, i cittadini di Parma non è che sono proprio contenti della propria amministrazione, perché è un'amministrazione che ha sì protestato e che ha mandato un segnale alla vecchia amministrazione che non aveva governato, ma è un'amministrazione che non riesce ad avere una giunta, che non riesce a chiudere i quadri dirigenti, che non riesce ad avere un'armonia, un quadro, che non ha esperienza pratica, per cui si ripaventa anche la possibilità di dover ritornare nella prossima primavera ad elezioni, perché c'è una grande instabilità. Allora, attenzione, quando il malato è grave bisogna anche affidarsi ai professionisti, a coloro che sanno operare, però anche qui scegliere fra le persone oneste, competenti, e non fra coloro che millantano di sapere fare e che poi non fanno. Allora,
Questa è una riflessione che credo debba accompagnare ognuno di noi, e soprattutto sono contento che ci sta accompagnando in questa città di Bagheria, alla quale sono particolarmente legato, una città nella quale ho passato anche parte della mia infanzia, proprio qui con la mia famiglia, dove ho conosciuto una persona che sono sicuro che in questo momento sarebbe qui con noi se solo ancora fosse in vita, che è il nostro Nino Gambino, al quale veramente devo molti insegnamenti dalla mia vita. Ricordo pomeriggi passati ad ascoltare Nino Gambino, questo contadino rivoluzionario che mi raccontava del periodo dell'occupazione delle terre a Bagheria, del riscatto della dignità, della scuola politica fatta a Roma, dell'importanza di una collettività che si organizza, del valore della politica. E vedo tante storie importanti anche qui all'interno della nostra sala. Vedo la presenza, che abbiamo già sottolineato, di Franco Piro, ma anche di Tonino Russo, che è il nostro parlamentare nazionale, che nel comparto scuola sta facendo grandi battaglie contro i soprusi che subiamo sulla pubblica istruzione. Su questo lo dobbiamo dire, abbiamo bisogno di difendere la nostra scuola, di difendere la nostra infanzia. Parti attive del movimento, consiglieri di opposizione come Lorenzo, che hanno alzato forte la bandiera della legalità, storie importanti come quella di Turi, che vedo qui presente fra di noi, il nostro consigliere comunale, ex assessore del comune di Bagheria, Fara, che ha avuto il coraggio, in un momento in cui tutti quanti cercano un posto al sole, di saper dire no ad una politica che non convince più, perché politica non è occupazione di una poltrona, ma è veramente rappresentanza delle istanze del territorio. Sfido io tanti a dimettersi dalla poltrona di assessore al bilancio della città di Bagheria soltanto per coerenza e per dignità nei confronti dei propri elettori. Allora esiste una politica diversa, esiste una politica che può dire di no a ciò che non convince. Vedo tanti compagni, vedo Aiello, vedo Cesare Mattaliano, vedo Vito Restivo, potrei continuare qui perché vedo tanta presenza di buona politica all'interno di questa sala, Giovanni Tarantino, che è un giovanissimo consigliere di circoscrizione, il più votato a Borgo Nuovo, credo che neanche un deputato nazionale possa competere con te in preferenza in quel quartiere difficile dove tu passi veramente giornate, Fabrizio Ferrara, che è il nostro consigliere al comune di Palermo. Allora esiste una rete di persone che si interrogano sul futuro della propria città e soprattutto che pensano che il futuro non sia quello che accade in maniera così astratta, in maniera fatalista. Il futuro è qualcosa che va costruito, il futuro è qualcosa che va preparato, il futuro è quello che decidiamo insieme di fare, sono le battaglie che portiamo, è la somma delle storie personali che portiamo avanti indipendentemente da quelle che sono le appartenenze. Vediamo che c'è grande confusione, c'è una grande confusione in questo quadro politico, in questo quadro nazionale e regionale, e forse quello che si sta prospettando all'orizzonte non è neanche quello che veramente vorremmo. C'è anche molta distanza da ciò a cui siamo stati abituati in termini di coalizioni, di schieramento, ma questo è il momento in cui bisogna mettere insieme gli uomini e le donne, in cui bisogna mettere insieme i valori e riuscire a guardare oltre le appartenenze che spesso ci hanno diviso e ci hanno ghettizzato, impedendoci anche di parlare e di comunicare per il bene comune. Ed è una battaglia importante, una battaglia che noi sentiamo decisiva, e devo dire è decisiva perché indietro non si torna, perché è importante riuscire a radicarsi non il giorno prima delle elezioni, è importante avere una politica che non ti corteggi soltanto sei mesi prima o qualche mese prima, ma che sia capace di poter stare con te il giorno dopo delle competizioni elettorali. Quello che noi prendiamo qui su Bagheria è non una promessa, è l'impegno di continuare ad essere presenti a partire dal giorno 29, dal giorno dopo delle competizioni elettorali, quando tanti candidati e tanti eletti si saranno dimenticati delle promesse che avevano fatto durante le campagne elettorali, e cui resteranno coloro che invece vogliono
trasformare il territorio, e quelli che vogliono veramente cambiare le cose a partire da un radicamento, dall'apertura dei centri, da momenti di discussione, anche perché noi siamo stanchi di una politica che ti dice continuamente come la pensa. Noi vogliamo una politica che sia capace di ascoltare e che comincia a portare all'interno dei luoghi deputati al cambiamento quello che i cittadini sentono, quello che vuole il territorio. Ma esiste più una politica che ascolta, che viene dal basso e che ti dice come vivi, come stai e come vorresti che le cose cambiassero? Ed è questa la politica che noi vogliamo interpretare, una politica fatta di partecipazione, fatta di ascolto, fatta di presenza, fatta di umiltà, con meno arroganza, con la capacità di dire ho sbagliato, rivediamo insieme il percorso, e con la capacità di non essere autoreferenziale e di non pensare che quando arriva un cittadino è l'ultimo arrivato e che il suo giudizio non conta, ma con la capacità di pensare che c'è sempre un pezzo mancante del puzzle, che il pezzo mancante del puzzle ci aiuta veramente a completare il quadro e ci aiuta veramente ad essere migliori. Ed è la politica che vogliamo portare avanti, ed è una politica fatta di collegamento fra le realtà territoriali, ed è una politica alla quale vi chiediamo di credere. Io non vi chiedo un voto per Fabrizio Ferrandelli, io vi chiedo un voto per un progetto politico, per un progetto politico che è fatta veramente di partecipazione e di coesione, per un progetto politico nel quale c'è bisogno l'entusiasmo dei giovani, ma l'esperienza degli anziani, la voglia di cambiare delle giovani generazioni, la visione degli imprenditori, la voglia di sognare degli artisti, una politica che sia inclusiva e non una politica che sia esclusiva. Noi non vogliamo rottamare nessuno, noi vogliamo mettere insieme le generazioni, noi vogliamo che i figli, i genitori e i nonni di questa Sicilia si mettano insieme per riuscire ad occuparsi veramente del bene comune, del proprio territorio. Allora è per questo che noi vi chiediamo un impegno, vi chiediamo di moltiplicarvi. Ognuno di noi in queste ultime giornate decisive può fare tanto, può parlare con gli indecisi, può parlare con tutti coloro che non vogliono votare, può parlare con gli amici. Se veramente ognuno di noi comincia ad utilizzare il proprio Facebook, incomincia a utilizzare la propria rubrica telefonica, a parlare con i colleghi, a parlare con gli amici, a moltiplicarsi, a dire quanto sia importante questa campagna elettorale e quanto sia decisiva questa tornata, noi veramente possiamo contribuire ad essere veramente in tanti. E generalmente si dice: ma che vale una goccia nell'oceano? Ebbene, a volte c'è la goccia che fa traboccare il vaso, e noi riteniamo che la misura sia colma e che possiamo mettere quella goccia che riesce a fare traboccare il vaso, che riesce a farla traboccare delle nostre speranze, dei nostri impegni, della nostra visione, perché veramente le cose possono cambiare. E sono contento di dirlo anche qui a Bagheria: voi avete dei concittadini illustri e avete avuto la fortuna di avere un concittadino anche illustre che ha portato Bagheria sulle cronache internazionali. È in un film bellissimo che è proprio Bagheria. Come finisce? Il compagno Ciccio cosa dice proprio in procinto di morire? Che la politica è bella, esiste una politica bella, e io vi chiedo di poterla fare insieme a noi. Grazie tante per il calore, l'accoglienza, per quello che farete, per la capacità di moltiplicarvi e soprattutto per la capacità di credere ancora che le cose possono cambiare, perché veramente il futuro non è quello che accadrà.